Queste sono le New Balance Fuel Cell SC Trainer e rappresentano una delle scelte per i podisti amatori evoluti che volessero correre le lunghe distanze e non volessero affaticarsi. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di drop 8, 312 grammi nella versione maschile, 47 mm nel tallone, 39 mm nell'avampiede, sicuramente una scarpa che va benissimo per tutti gli allenamenti intensi e per tutti coloro i quali volessero in effetti spingersi all'estremo senza necessariamente affaticarsi più di tanto. Ha una piastra con fibra di carbonio presente su tutta la superficie che è davvero ben visibile, che rende comunque la scarpa stessa più leggera rispetto a quello che invece sarebbe stata se questa piastra non fosse visibile. Visto che non ero disponibile a partecipare al test organizzato da New Balance, ho mandato Francesca, giornalista e collaboratrice del mio canale, e sentiamo cosa ci ha raccontato dopo averla utilizzata per oltre 100 km. Francesca, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora, secondo me sono adatte davvero a tutti. Le ho consigliate a un amico che è un pochino datato, anche lui corre, un pochino più tapascione, e secondo me sono delle scarpe perfette per divertirsi un po' a tutti i ritmi. Perché è una scarpa che ha un sacco di gomma, ha proprio un sacco di gomma, è molto morbida perché anche la mescola è davvero comfortable. L'unico svantaggio secondo me è che se si vuole spingere un attimino è un pochino ingombrante. L'impressione di questa scarpa qui appena calzata è che ingombri molto rispetto ad altre scarpe a cui siamo abituati per allenamenti veloci, per lavori ripetute, cose di questo tipo. Per quali distanze le utilizzeresti? Questo assolutamente tutte le distanze, perché ha talmente tanta protezione questa scarpa, addirittura per tallonatori, perché con l'altezza che ha non la useremo mai probabilmente in gara, a parte qualcuno che magari ci potrebbe anche provare, ma con l'altezza che ha su tutta la suola, io appoggio di avampiede, quindi mi trovo bene comunque, perché spesso tendono a caricare molta gomma sul tallone, mentre poi sull'avampiede ti trovi un pochino scarico, e se appoggi di avampiede non ti trovi particolarmente bene. Devo dire che queste sono belle rinforzate e morbide su tutta la lunghezza, e oltretutto la spinta, la piastra a tutta lunghezza, con questa particolarità della suola cava nella parte retro, devo dire che spinge bene anche in avanti, quindi tutto dal mesopiede in poi è comunque in spinta. Con ritmi bassi è una scarpa divertente, dove però si sente un po', a mio parere, la pesantezza. La pesantezza è qualcosa che ho sentito molto, almeno quando l'ho indossata. Scendendo un po' con i tempi, quindi andando sui 4,30, un pochino più verso i 4, devo dire che invece la spinta compensa molto bene, quindi diventa una scarpa anche divertente, magari per fare dei lenti un po' svelti, come definisce sempre il nostro allenatore. Ti chiedo invece, a livello di utilizzo, secondo te a chi sono adatte queste scarpe e a chi le suggeriresti? Allora, diciamo che per fare dei lenti o dei lenti svelti le consiglio a chiunque, anche a podisti evoluti, anche a massi assolutamente, e a tutti i pesi. Se volete delle scarpe più leggere, più filanti, magari potrebbero non far per voi, però per fare un lento svelto, un allenamento di recupero, vanno assolutamente bene. Per fare lavoretti, un progressivo, magari qualcosa di soft, un fartlek abbastanza soft, quello che ho fatto io l'altro giorno, vanno bene, sono divertenti. Per podisti un pochino più pesanti vanno bene anche per fare assolutamente lavori anche più veloci. Possono essere comunque divertenti e rimangono protettive, quindi non vedo problemi da questo punto di vista. Addirittura credo che lievi pronatori potrebbero non avere problemi, perché siccome la schiuma è proprio tanta e sono molto stabili, a differenza di altre scarpe con questa altezza. Questo, visto che anche nei cambi di direzione tengono davvero molto bene. Questo è sicuramente un valore aggiunto. Parlo sempre su asfalto. Su strada bianca avrei qualche dubbio per la forma della suola, per il tipo di intagliatura. Su quello avrei qualche dubbio, però su strada le consiglierei anche dei pronatori lievi senza grossi problemi. Fino a che ritmi le suggeriresti? Io penso che sui 5 al chilometro si possa fare di tutto. Sui 4,30 ci si diverte, intorno ai 4 va bene. Va bene all'interno magari di un lavoro alternato e abbastanza rilassante. Penso che per fare dei lavori a velocità un pochino più sostenute, magari andando sotto i 4 a 3,50, 3,45, le ho provate, e lì credo che non siano esattamente le scarpe ideali.
non sono ideali perché si comincia a sentire che il peso non conviene rispetto ad altri modelli che verosimilmente abbiamo in casa se facciamo lavori di questo tipo, e comincia a mancare un pochino, secondo me, la spinta che vorremmo sentire. A livello di tomaia, come l'hai vista e secondo te qual è lo spazio dell'avampiede? Rispetto ad altre New Balance, secondo me la tomaia tiene. Io ho in mente un ibrido tra le 1080 e le Full Cell RC, ad esempio, tra quindi scarpe da competizione e scarpe da lento. La tomaia è molto più simile alle 1080, ma pur rimanendo elastica e traspirante, questa tiene più il piede fermo, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Ecco, una cosa particolare è la calzata, con questa tomaia che è a calzino, quindi la linguetta è un tutt'uno, è unita a tutta la tomaia. La calzata è particolare, quando ci ho corso mi sono resa conto che quel mezzo numero in più e quella lunghezza un pochino maggiore rispetto alla calzata molto stretta che uso di solito si sentiva, quindi anche se provandole sentirete magari una taglia leggermente abbondante e vi sembra giusta, andate sempre su una taglia un po' più stretta, perché poi correndo invece la dovete sentire molto aderente, essendo questa calzata abbastanza impostata, ecco, meno customizzabile, diciamo, è meglio averla bella precisa sul piede. Io azzarderei stesso numero, non andrei assolutamente su mezzo numero in più, anche se, ripeto, la sensazione potrebbe essere quella di dire vado su mezzo numero in più. Anche in avampiede comunque è ampia, perché la larghezza c'è, si sente. La tomaia è leggermente elastica, non è elastica come la 1080, ma non è neanche la RC, quindi comunque si adatterà. C'è spazio sia nell'avampiede sia nel tallone, a mio parere. Il tallone è anche leggermente imbottito, quindi è anche molto comodo, anche se dovesse essere precisa la calzata. Abbastanza morbido, rinforzato, ma rimane comunque morbido, quindi andate sullo stesso numero. Come hai visto, invece, l'intersuola in full cell è assolutamente copiosa rispetto ai modelli in casa New Balance. Come l'hai sentita e che sensazioni ti ha dato in corsa? Questa mescola morbida, pur essendo abbondante e insieme a una piastra in carbonio, dà una sensazione molto confortevole, sicuramente molto confortevole al piede. La parte divertente è che appunto quando c'è bisogno di spingere la scarpa spinge, pur essendo pesante, perché comunque non è una scarpa delle super leggere, diciamo, può essere ritenuta una scarpa media, quando c'è da spingere si sente la spinta della piastra, ma si continua a sentire la morbidezza del full cell, quindi questa è davvero una bella accoppiata. Invece, come hai visto la piastra e che sensazione ti ha dato correndo i medi e le ripetute? Diciamo che la piastra, a mia stessa sorpresa, si sentiva. New Balance ha spiegato l'utilizzo di questa tecnologia che si chiama Energy Arc, che è scritto qui sotto, e di questa parte cava nella suola che ha, uno dice, è per alleggerire. Sì, sarà anche per alleggerire, ma in realtà ha una funzione, ovvero la piastra è inarcata. Questa piastra inarcata, all'appoggio con il terreno, tende ad appiattirsi verso il terreno, quindi a deformarsi. In fase di stacco del piede questa piastra restituisce energia, quindi ritornando nella posizione inarcata iniziale con una spinta in avanti. Questa propulsione si sente, a mio parere, di più nella parte retro, quindi verso il tallone. Appoggiando di mesopiede avampiede si sente un pochino meno, ma rimane comunque la spinta della piastra classica, che qui non è inarcata, ma oggettivamente dà lo stesso una bella spinta in avanti, ha una bella propulsione. Chiaramente più si scende di ritmo, più la scarpa risponde bene. Quindi scendendo sotto i 4 credo che sia anche l'ottimale per fare ripetute o lavoretti o anche qualche... Ci ho fatto un fartlek io l'altro giorno. Come l'hai sentita il giorno successivo alla corsa? Hai avuto qualche problema oppure invece effettivamente è molto riposante? Sicuramente una scarpa riposante, anche se questa cosa qui del peso secondo me è un pochino da migliorare, perché il peso effettivamente è un po' alto. Devo dire che il piede è stato molto bene. Ho avuto un problema sulle caviglie perché ci sono la parte di rinforzo del tallone, l'imbottitura, che è molto comfortable, ripeto, sulla parte dietro, quindi su tutta la parte tendine d'Achille. La cucitura arriva fino all'attacco della linguetta. All'attacco della linguetta questa cucitura molto spessa mi ha abraso praticamente la pelle sulla caviglia, quindi l'ho tagliata sulla scarpa che è in mano Massi adesso. Ne ho tagliato proprio con le forbici un pezzettino, perché questo spessore qui, che è sarà di 2-3 mm, ma su questa parte qui con la pelle delicata che abbiamo qui
effettivamente dà fastidio. Poi con la lunghetta tutta unita si sente. Le ho provate anche correndo in una giornata calda e devo dire non ho avuto problemi. Secondo te qual è la durata di questa scarpa? Allora, può durare a oltranza. Penso a oltranza, io stimo 900 km o più, premesso che poi tutto dipende molto anche dal peso, dal tipo di corsa e dall'utilizzo che se ne fa. Io sono una che tende a consumare poco le scarpe e questa secondo me mi tira i 1000. La piastra in carbonio potrebbe chiaramente esaurire un po' i suoi effetti prima, questo è il classico di questo tipo di scarpe. A parte la piastra, no, perché anche la gomma è, devo dire, che è abbondante sia davanti che dietro. I punti di consumo sono tutti molto ben protetti. C'è una parte di schiuma morbida che rimane scoperta e questa qui verosimilmente si mangerà un po' via, però di fatto poi dove c'è l'appoggio la gomma c'è di qualche millimetro, quindi tengono anche molto bene, devo dire. A livello di tomaia non pensi, cosa che invece è successa con gli altri modelli, che si possano rompere prematuramente? Questo è un difetto di New Balance, anch'io ho avuto esperienza di rottura della tomaia. Io l'ho cucita tra l'altro con del filo di nylon perché le scarpe erano 200 km, 200 km e le scarpe in carbonio non mi si possono rompere, non è umano, quindi le ho cucite e le ho riutilizzate. Questa non mi sembra simile a tutte le altre tomaie che ho visto, mi sembra proprio un tessuto diverso. Tra l'altro è rinforzata in punta dove io ad esempio ho spaccato le mie. La parte interna dove si rompevano delle Rebel spaccate qui in mezzo, stimo che siano più resistenti, perché stimo che questa tomaia sia francamente più resistente alle altre. Magari un filo meno confortevole perché non è morbida come le altre, però sembra più resistente. Va bene, grazie Francesca, andiamo a berci un coffee oppure a dar da mangiare al coniglio che stranamente è dietro di te, ma forse per il colore delle scarpe. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao!